cos'è un'emozione? Il ricordo di un gesto, il ricordo di una scelta, il ricordo di un sogno, il ricordo di un suono. Na 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 na. Il ricordo. A proposito, mi sono ricordato di te. Bip bip bip, ancora bip bip bip. No. 1980-2020, 40 anni, amore, storie, passioni. Condividere le emozioni ricominciando insieme. Ricordo. Mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna. Era veramente qualcosa di inebriante, no? La più grande storia d'amore mai raccontata sullo schermo. Per amore, solo per amore. Tu, laggiù! Sì, sì, tu! Che stai facendo là vicino alle cucine? Ma niente, lo so, il fumo! Ah, sì? Beh, tieni moneta sonante? Come no? Sono venuto in città per vendere l'anguilla e due cavoli! Beh, meglio per te! Spiegare con il cucchiaino quello che bisogna fare per il distanziamento, per la sicurezza e quant'altro. Fare in modo che non ci siano solo rumori, ammuina, al punto che non si riesce più né ad ascoltarsi né a parlarsi. Ovviamente ne approfitto per dire che non sono consentite le feste a casa, al di là della movida e degli assembramenti che non sono consentiti. E da oggi in poi ci salviamo se ci saranno comportamenti individuali corretti, perché non potremo controllare tutto. Altro che feste, festini e carnevale, pippe varie. Sono Dudu di Gagà e questa ve la racconto questa qua, perché ne vale la pena. Dunque, eravamo io e Cocò di Capratello, ce ne stavamo come al solito seduti al solito bar, quando d'arrivo come al solito con lo scocciatore del cameriere. Comandate. Comandiamo. Una schifezza. Va bene, ho capito. Come al solito, un bicchiere d'acqua e due canducci. Indovinate, una bambolina al signore. Voi avete scritto. La magia è la capacità di moltiplicare con le arti, i calcoli e i simboli il nostro dominio sul mondo. Voi avete scritto.
Gli uomini non sono come le api e le formiche che ripetono sempre gli stessi atti. Essi costruiscono il loro sapere, possono inventare e comunicare le loro invenzioni. La memoria per l'uomo non è solo ripetizione, è acquisizione del nuovo. Voi avete scritto, le arti, le scienze, il lavoro accresceranno enormemente la potenza umana e l'uomo avrà bisogno di una filosofia adatta per questo sviluppo. Tutti gli uomini e non solo il filosofo. Ho scelto di indossare questo abito perché credo fermamente. Sapeste come le vostre idee corrono? In Italia, in Europa. E non solo tra noi, ma anche tra il popolo, tra i giovani, i contadini. Forse per questo loro vi odiano tanto. Forse adesso si accontenterebbero della mia abiura. A vivere può anche voler dire percorrere un lungo cammino che allontana da me. Maestro, ma non temete il fuoco che brucerà le vostre carni? Sissa, credo. Ho paura. Il mio corpo ha paura. Ma io so che non morirò. Quando il mio corpo fisico morirà, io sarò lì. Vedrò i volti trionfanti, attoniti e sgomenti dei miei persecutori. Se io non vi avessi avvertito dell'arresto di vostra figlia e della vostra amata, voi non sareste tornato a Venezia. Sarei tornato comunque, prima o poi. Sì, la loro morte fu un segnale per me. Quanto teneramente e voluttuosamente ho amato quella donna. L'amore, Sagredo, è la forza più grande della natura. È vita, fusione dei corpi degli amanti. Quanta illusione, quanta ignoranza. L'uomo non è cattivo, Sagredo. È solo infelice. È la sua piccola mente la causa della sua infelicità. Sì, certo, sapevo che erano state prese, e anche della loro condanna. La tua è stata solo una triste conferma. Quando il mio corpo brucerà, io sarò libero, Sagredo. Libero di ricongiungermi a loro, abbracciarle. Non ti crucciare, amico mio. Questo era il nostro destino, comune a tutti coloro che cercano la verità, bandita da un mondo che si regge sulla menzogna. Verrà un giorno, Sagredo, che l'uomo si risveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e a chi ha ceduto le redini della sua esistenza. Ha una mente fallace, menzognera, che lo rende e lo tiene schiavo. L'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero, anche qui in questo mondo. In questo mondo illusorio, ove menzogna, bontà ipocrita e paura dominano, una morte illustre è più efficace di un'intera vita. Le umane genti la ricordano. L'uomo che infligge morte è colui che più la teme. È un paradosso, ma chi procura la morte cerca disperatamente di comprenderla. Maestro, ma perché tutto questo? Perché tutta questa sofferenza, queste atrocità, ingiustizie, dolori, fratelli che uccidono loro fratelli? Come può Bellarmino firmare ad animo leggero la sentenza della vostra morte? È stata per lui una decisione sofferta e penosa, ma non poteva fare altrimenti. Avrebbe dovuto rinunciare all'abito che porta e ai credi che predica.
Egli non ha coscienza, non sente l'unità dell'infinito universo, non sa che la sua azione di oggi avrà per lui una reazione in altra sua vita futura. Questo vale anche per me e tutti coloro che hanno cercato invano di risvegliare l'umanità dall'inganno. La Terra è una dura scuola. Ogni opera lascia una traccia, perché la giustizia vera esiste, figliuolo, anche se in questo mondo non appare. La giustizia vera vuole la vostra morte? Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. L'essere non teme la morte, perché sa bene che non esiste. Nascendo in questo mondo, cadiamo nell'illusione dei sensi. Crediamo a ciò che appare. Ignoriamo che siamo ciechi e sordi. Allora ci assale la paura e dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modificare il corso degli eventi, persino lo zodiaco. Siamo figli dell'unico vero sole che illumina i mondi. Un giorno non lontano, una nuova era giungerà finalmente sulla Terra. La morte non esiste. La miseria, il dolore e le sue tante tragedie sono il frutto della paura e dell'ignoranza di ciò che è la vera realtà. Il tempo è l'intervallo tra il concepimento di un'idea e la sua manifestazione. Gli esseri divini vegliano sulla gestazione della Terra e alcuni nascono qui per aiutare gli umani a comprendere che la trasformazione dipende anche dal loro risveglio. C'è un folto gruppo di esseri che sono scesi più volte nel corso della storia e si riconoscono nel grande Ermete, Socrate, Pitagora, Platone, Empedocle. In questo secolo Leonardo, Michelangelo, Shakespeare, Campanella, nomi noti, ma anche gente umile, semplici guaritrici, molte delle quali finite sul rogo. Non so quando, ma so che in tanti siamo venuti in questo secolo per sviluppare arti e scienze, porre i semi della nuova cultura che fiorirà in attesa, improvvisa, proprio quando il potere si illuderà di aver vinto. Guarda dentro di te, Sagredo. Ascolta la tua voce interiore e ricorda che l'unico vero maestro è l'essere che sussurra al tuo interno. Ascoltala. È la verità ed è dentro di te. Sei divino. Non lo dimenticare mai. Buon pomeriggio, sono Piero Antonio Toma. In mancanza di nostri incontri nella libreria Vita Nova,
Abbiamo deciso con Silvana Guida che i libri nuovi e usati, regalati dagli amici di Vitanova per essere donati a enti benefici, vengono messi a disposizione dei clienti della libreria con un'offerta di un euro che verseremo all'Associazione dei Ciechi. Potete perciò continuare a recarmi in libreria dalle 11 alle 13 di ogni giorno, sia per donare i libri, sia per acquistarne quelli che saranno donati e che verranno poi imbustati per evitare contatti inopportuni e messi a vostra disposizione.